Per selezionare un'entità su QCAD è sufficiente fare un clic col tasto sinistro del mouse sopra di essa. L'entità selezionata sarà evidenziata con un colore diverso e con dei quadratini blu ad indicare i punti notevoli, definiti reference, dell'entità stessa. Facendo un nuovo clic su un'altra entità, la selezione precedente verrà disattivata, mentre il nuovo oggetto risulterà selezionato. Per selezionare quindi nuove entità, sarà necessario utilizzare il tasto Shift insieme al tasto sinistro del mouse. Sempre col tasto Shift, cliccando su un oggetto già selezionato, questo verrà deselezionato. È possibile, inoltre, effettuare delle selezioni attraverso l'uso di finestre, ovvero trascinando il tasto sinistro del mouse. Abbiamo due possibilità. Se trasciniamo il tasto sinistro del mouse da sinistra verso destra, il programma disegnerà un rettangolo colorato di azzurro e con un contorno continuo, e tutto ciò che sarà interamente contenuto in questo rettangolo verrà selezionato. Se tracciamo invece una finestra da destra verso sinistra, il programma traccerà un rettangolo di colore verde, il cui contorno è tratteggiato, e tutto ciò che sarà interamente contenuto o semplicemente toccato dal rettangolo verrà selezionato. Anche in questo caso, accompagnando l'uso del tasto sinistro del mouse con il tasto Shift, potremo aggiungere selezione a quelle esistente. Per deselezionare, oltre a effettuare una nuova selezione, possiamo fare un clic in un punto vuoto dell'area di disegno. Il programma mette inoltre a disposizione ulteriori strumenti di selezione, raccolti in un set dedicato e raggiungibili attraverso la CAD toolbar. Da questo set possiamo selezionare tutti gli elementi presenti nel disegno, oppure deselezionarli tutti. È inoltre possibile invertire la selezione, quindi rendere attivo ciò che non è selezionato e deselezionare ciò che invece è selezionato. Abbiamo inoltre uno strumento di selezione a finestra. Questo strumento funziona in maniera simile al sistema di selezione a finestra visto poco fa. Bisognerà, tuttavia, in questo caso non trascinare il tasto sinistro del mouse, ma effettuare due clic per tracciare il rettangolo che conterrà la selezione. In questo caso, tracciare da destra verso sinistra o da sinistra verso destra non produce lo stesso effetto che abbiamo visto poco fa. Per cambiare la modalità di selezione e quindi rendere la selezione una selezione crossing, dovremo attivare l'opzione dedicata. In questo modo, come vediamo, tutto ciò che il rettangolo tracciato tocca verrà selezionato. In più, abbiamo qui la possibilità di effettuare delle operazioni booleane tra le selezioni e questo consente di sottrarre attraverso un sistema di selezione a finestra delle entità già selezionate.
Naturalmente, come tutte le operazioni booleane, è possibile anche effettuare addizioni o intersezioni. Esistono poi altri strumenti di selezione, come lo strumento che permette di selezionare tutte le entità connesse, a definire un contorno, un altro strumento che consente di selezionare attraverso una linea e secante l'entità da selezionare. Una volta selezionata un'entità, è possibile, come indicato nella barra di stato, muoverla o muoverne i punti notevoli, i reference. Per farlo, ponendoci con il cursore sopra uno di questi, potremo trascinare col tasto sinistro del mouse il punto in una nuova posizione. Se invece ci ponessimo non su un punto reference, ma su un punto qualsiasi dell'entità, allora sarà l'intera entità ad essere spostata. Utilizzando come punto base dello spostamento il reference più vicino a quello da cui abbiamo fatto partire la traslazione. È utile notare che questa operazione può essere fatta utilizzando come punto base anche un punto esterno all'entità.